Ho un'emergenza creativa. Buongiorno a tutti. Devo fare un'altra lampada. Un po' per me, per emergenza, per impellente proprio esigenza di espressione, ma l'altra perché mi serve. Mi serve nella galleria degli artisti che curo. Allora, seguirò il filone di altre lampade che ho fatto. Parlo al plurale, in realtà dovrei parlare quasi al singolare, perché in realtà dovrei parlare di una lampada che ho fatto in 3 esemplari, che non era propriamente una lampada, ma era uno specchio che chi mi segue lo conosce bene. Questa è diciamo, la sagoma che utilizzo per tagliare, che ho utilizzato per farlo. Oggi ne voglio fare un'altra, ma non sarà uno specchio, bensì sarà qualcosa tipo la mia caricatura con l'idea che sta qui sopra, che adesso non si vede, ve la metto in sovraimpressione. Allora, sempre partendo da scarti di legno, l'idea è questa. Per me non è niente di nuovo, è sempre il solito disegno di viso stilizzato, molto divertente, no? Un po' quello della Porta degli Elfi, eccetera, eccetera. Potete andare indietro anche sul canale a trovare altre realizzazioni simili. Addirittura ci feci una volta delle casse e penso ce le rifarò in futuro. Bene, allora partiamo da questo, che ci ho fatto pure qualche video come piano di lavoro, e ritagli. Questi sono i ritagli della mia sedia, per la precisione, della N2. E io i ritagli li tengo sempre da parte perché poi li riutilizzo. Sapete, io non butto niente, cerco di fare tutto recuperando. Ora l'idea è quella di praticamente prendere questo, faccio questo volto con questo pezzo qua tagliato opportunamente, ci farò il naso, o questo saranno i capelli, no? Senza tagliarlo ulteriormente. Forse farò un pezzettino qua. La somiglianza già è inquietante, però penso di fare quell'idea che mi è realizzare l'idea che mi è venuta in mente, e poi qui praticamente farò due fori e ci metterò due portalampade 24 o 29, non mi ricordo mai. Comunque sia, passo quello grosso per precisione, questo qui, delle lampadine pure grandi, e 14 e 29 e 29. Allora, e qui ci si metteranno due lampadine e faranno praticamente le palle degli occhi. Bene, questa poi verrà appesa al muro e illuminerà. Quindi solo una bocca che devo ancora pensare come fare, ma se proseguo con l'idea che mi è venuta poco fa mentre provavo questi pezzi, la bocca sarà molto piccola, ci saranno dei baffetti probabilmente. E va bene, proseguo signori, andrò avanti così. Passiamo alla vista dall'alto, siamo un po' stretti, quindi diciamo qua posso già un po' tracciare quello che saranno i capelli. Qua posso tracciare, chiaramente taglierò un pezzettino qui per togliere questa sbeccatura e poi taglierò qua. Adesso vedremo un po' come tagliarlo. Di preciso, diciamo che questo sarà il naso. A questo punto devo decidere un po' dove mettere gli occhi. Passo al pennarello perché mi sembra che si veda un po' poco, tanto poi dopo carteggio tutto, non mi interessa. Quindi questo è, diciamo, i capelli. Diciamo che questo è il naso, ok. Ora qui devo, considerando che praticamente la partenza del naso coincide con le sopracciglia, no?
E qui dovrò mettere praticamente i due fori delle due lampade, delle due lampadine, anzi. A questo punto penso che venga proprio qualcosa del genere. Baffetti. E dovremmo star così. I baffetti verranno realizzati sempre con un altro ritaglio di compensato messo sopra e verniciato, ovviamente. Allora, alla fine è venuto quello che pensavo. L'ispirazione è stata quella lì. Del resto, l'arte si è già occupata di lui. Per esempio, a Pietrasanta, che è un borgo stupendo, c'è una chiesa dove c'è un giudizio universale fatto dal pittore Botero. Beh, fantastico, questo giudizio universale chiaramente fatto tutto nelle forme di Botero, quindi tutti abbondanti. E in basso, là dove c'è l'inferno, spunta la testa di Adolf. Posto giusto del resto, no? Quindi, siccome praticamente questa farà luce, no? Sarà una lampada, io penso che sarà opportuno chiamarla con un nome adeguato. Gli daremo questo nome, che sarà quello di Lucifero. Che possiamo fare questo accostamento, no? Tra Adolf e il demonio. Insomma, penso di sì. Non si offenderà nessuno. Quindi questo è il naso e questo qua saranno i capelli opportunamente verniciati di nero. Ecco qua. Mancano le lampadine. Adesso passo praticamente a fare i buchi per le 25 con doppia ghiera. Chiaramente le 25, le 29, scusate, mi sbaglio sempre, è un po' lunghetta. Quindi qui dietro non possiamo mantenere questo spessore. Dietro ci metteremo due cantinelle, suppongo che forse ce l'ho. Ce l'ho due cantinelle. Di queste qua che faranno da distacco alla parete che dona e creeranno lo spazio per le lampadine. Non solo, vedremo andando avanti se potrò metterci anche delle lampadine dietro che illumineranno altrove. Divagazione sul tema che vedremo un po' come va avanti.